Ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con le classifiche dei videogame più venduti e con quelle dei videogame più prenotati, quindi più desiderati del momento. Ricordo che le classifiche di vendita sono fornite da ESVI in collaborazione con GFK Retail and Technologies, mentre quelle di preordine sono fornite da GameStop. Iniziamo dalla top 10 di vendita su console riferita alla settimana che va dal 9 al 15 di gennaio. In decima posizione si piazza il bundle Wii Fit Plus più Balance Board, apprezzatissimo da quegli utenti che per mancanza di tempo non possono frequentare una palestra e così hanno la possibilità di tenersi in forma anche a casa facendo esercizio davanti alla TV con un Nintendo Wii. Nona posizione per un grande successo delle scorse settimane, un gioco che ha trainato le vendite sempre di un prodotto Nintendo, ma in questo caso di una console portatile, ovvero 3DS. Il titolo in questione è Mario Kart 7, settimo capitolo della serie Mario Kart, che su 3DS introduce alcune novità importanti. Nuove piste insieme a quelle classiche, personalizzazione dei veicoli, possibilità di correre sott'acqua e anche di planare grazie ad un'ala in stile deltaplano e per finire 3D stereoscopico ovviamente e multiplayer online. Titolo divertentissimo questo Mario Kart 7. Passiamo all'ottava posizione, che appartiene al capitolo più recente di una saga che ha venduto negli anni, pensate un po' oltre, 30 milioni di copie. Il gioco è Revelations, quarto capitolo di Assassin's Creed, in versione PS3. In Revelations torniamo a vestire per l'ultima volta i panni di Ezio Auditore e anche quelli dell'antenato Altair, in un gioco che promette di fornire una risposta a tutte le questioni rimaste in sospeso. Si conclude un ciclo, ma non temete, la serie Assassin's Creed ovviamente non si fermerà qui. Settima posizione per la grande scommessa di Electronic Arts, il titolo con cui EA ha lanciato il guanto di sfida a Call of Duty. Parlo naturalmente di Battlefield 3, sviluppato da DICE e forte del nuovo motore grafico Frostbite 2, che però su console non riesce a sorprendere quanto su PC. Comunque, Battlefield 3 alla fine non ha battuto e nemmeno avvicinato i numeri di vendita di Call of Duty, pur piazzando milioni di copie e dimostrando di avere un comparto multiplayer che non ha nulla da invidiare a quello del rivale. La versione in classifica è quella PlayStation 3. Sesta posizione, e qui si inizia con i titoli calcistici che ovviamente in Italia riscuotono molto successo. Sesta posizione, dicevo, per PES 2012 di Konami, in versione PS3. In quinta posizione, il rivale FIFA 12, in versione Xbox 360. A Electronic Arts va il merito di aver perseverato con FIFA fino ad arrivare prima a colmare il gap e poi a superare il rivale PES sia dal punto di vista tecnico che di riflesso nel cuore degli appassionati. E FIFA oggi il gioco di calcio più apprezzato in assoluto. Quarta posizione per uno shooter. E visto che Battlefield l'abbiamo già citato, cosa poteva essere se non il rivale? Infatti si tratta proprio di Call of Duty Modern Warfare 3 in versione PS3. Il titolo Activision, lo ricordiamo, ha battuto il record al botteghino di Avatar, incassando solo nei primi 16 giorni di presenza nei negozi oltre $1 miliardo. Arriviamo in zona podio. Sul gradino più basso, in terza posizione, si piazza Uncharted 3 L'inganno di Drake, un'esclusiva PS3 che è disponibile anche in bundle con la console. Uncharted 3 è uno di quei titoli che ha spinto le vendite di PlayStation 3 lo scorso Natale e lo ritroviamo anche a settimane di distanza in alto nella classifica di vendita, a dimostrare che i Naughty Dog hanno fatto ancora una volta centro con questo gioco d'azione d'avventura con visuale in terza persona in cui dobbiamo correre, arrampicarci, combattere, sparare, ma soprattutto esplorare alla ricerca della misteriosa città perduta di Hiram. Seconda posizione per il gioco che perfino il presidente Obama ha regalato alle proprie figlie lo scorso Natale, un titolo che ha fatto ballare milioni di persone nel mondo. Si tratta di Just Dance 3 di Ubisoft nella versione più apprezzata, ovvero quella Nintendo Wii. Ad un passo dalla vetta, quindi, mentre i rivali Dance Central per Kinect e Dance Star Party per Move non sono neppure in classifica. E veniamo così alla prima posizione, che se siete stati attenti saprete già a chi appartiene. Il re questa settimana è FIFA 12 in versione PS3, che supera tutti gli altri titoli e riconferma quanto detto prima riguardo all'apprezzamento da parte dei videogiocatori nei confronti di questo titolo. Passiamo adesso alla classifica PC, che vede in decima posizione la World of Warcraft Battle Chest, ovvero un bundle che contiene tutto il necessario per iniziare a giocare a World of Warcraft, ossia
il gioco di base, la prima espansione The Burning Crusade che porta al livello massimo a 70 e poi la guida strategica di Brady Games, il tutto per soli 15 euro circa, ed ecco perché questo bundle ha conquistato una posizione in top 10. Nona posizione per i Sims di The Sims 3 Animali & Co. Limited Edition e ottava per il simulatore di volo X-Plane 8 Premium di FX Interactive. Il primo pezzo da 90 in classifica tra i giochi recenti e in settima posizione si tratta di Call of Duty Modern Warfare 3, ma il rivale Battlefield 3 questa settimana fa meglio e si piazza in sesta posizione. Come dicevamo, su PC Battlefield è molto apprezzato e qui il motore grafico Frostbite 2 fa davvero meraviglie, a patto ovviamente di disporre di hardware all'altezza. Quinta posizione per King's Bounty Crosswords Premium, espansione del gioco di ruolo tattico King's Bounty Armored Princess di FX Interactive, che guadagna una posizione rispetto a settimana scorsa. Quarta posizione nuovamente per i Sims di The Sims 3 ed eccoci in zona podio. Terza posizione per il titolo che ha lanciato il guanto di sfida a World of Warcraft e che a 3 settimane dal lancio continua a tenere bene in termini di vendite. Ovviamente sto parlando dell'MMO Star Wars The Old Republic, ambientato nell'universo di Guerre Stellari ai tempi della Vecchia Repubblica, quindi centinaia di anni prima degli eventi narrati nei film, quando lo scontro tra Jedi e Sith era all'apice. Seconda posizione, e qui i primi due posti potevano essere solo due titoli a giocarseli, detto uno si svela anche l'altro. Dicevo, seconda posizione per Football Manager 2012, il manageriale di Sega, da mesi non solo in top 10, ma nella parte che conta della top 10, e quindi primo posto quasi scontato, non per un gioco, ma per un qualcosa che permette di giocare, ovvero la carta prepagata da 2 mesi per giocare a World of Warcraft. Si era parlato di crisi per WoW, ma ci sembra alla luce di questi dati che l'MMO Blizzard sia in splendida salute pur dopo 6 anni dal lancio, almeno qui in Italia è così. Cala così il sipario sulla nostra classifica di vendita e passiamo a quella di preordine, una top 5 stilata da GameStop e che ci dice quali sono i più desiderati tra i giochi in arrivo nei prossimi mesi. E qui troviamo tutto invariato rispetto alle ultime 2 settimane, insomma l'interesse degli appassionati quando si parla di titoli in arrivo va in una direzione ben precisa. E quindi al quinto posto si piazza Soul Calibur 5, nuovo capitolo del picchiaduro con armi firmato Namco Bandai, che è davvero molto molto atteso. In quarta posizione, pure questo attesissimo, c'è il terzo capitolo della storica serie Diablo di Blizzard, che proprio lo scorso dicembre ha festeggiato i 15 anni. Il primo Diablo uscì infatti nel 1996, mentre Diablo 2 4 anni dopo solamente nel 2000, ma Diablo 3 invece si è fatto attendere molto di più, visto che uscirà nella prima metà di quest'anno a 11 anni di distanza dal secondo capitolo. Ed è confermato tra l'altro che arriverà pure su console. Trattandosi di un titolo Blizzard, il successo è praticamente assicurato e gli appassionati dovranno quindi prepararsi a perdere ore di sonno nell'esplorare dungeon e sconfiggere boss nei vari livelli di difficoltà proposti da questo gioco. Terza posizione, non per un gioco ma per una console, nuova portatile Sony PlayStation Vita, un gioiello al top per tecnologia con processore quad-core, schermo OLED ad alta risoluzione, doppio touch frontale e posteriore, doppio stick analogico, doppia fotocamera frontale e posteriore, connettività Wi-Fi e opzionale anche 3G. Una console rivoluzionaria che uscirà in Italia il 22 di febbraio e che offrirà praticamente la potenza di una PlayStation 3, ma in una tasca. Seconda posizione nei preordini per il nuovo Final Fantasy, Final Fantasy 13-2. Ambientato 3 anni dopo gli eventi di Final Fantasy 13, ci vedrà vestire i panni di Sera Farran, che insieme al giovane Noel Crace andrà alla ricerca della sorella Lightning, protagonista del capitolo precedente. Tra le novità, oltre alla trama, ovviamente si segnala il sistema di combattimento migliorato. Arriviamo così alla prima posizione, dove, attesissimo da tutti gli appassionati, è proprio il caso di dirlo, si piazza il nuovo capitolo, il terzo, della saga di Mass Effect. Mass Effect 3 sarà il primo titolo AAA in uscita nel 2012. Siamo tutti ovviamente ansiosi di tornare a vestire i panni del comandante Shepard in questa ultima disperata battaglia contro i Reaper e anche contro l'associazione Cerberus, che ora si è schierata contro di noi. Per vivere l'epica conclusione di questa storia dovremo però attendere fino a marzo, l'8 marzo in particolare. Concludo quindi segnalando l'offerta 3x2 di GameStop, che offre a tutti gli appassionati la possibilità di portarsi a casa tanti titoli di qualità ad un prezzo davvero stratosferico. In pratica, acquistando 2 prodotti in promozione, il terzo costerà solo 1 centesimo. L'offerta è valida sia per gli acquisti in negozio che quelli online e non riguarda titoli vecchi, bensì
titoli top di fine 2011 come Assassin's Creed Revelations, Battlefield 3, Batman Arkham City. Insomma, l'occasione per procurarvi tanti di questi titoli se già non li avevate. Per sapere con precisione però quali siano esattamente disponibili, vi invito a fare un salto come sempre sul sito ufficiale GameStop all'indirizzo in sovraimpressione. Il nostro spazio Best of the Week anche per questa settimana si conclude qui. L'appuntamento dunque è per settimana prossima con le nuove classifiche di vendita e di preordine.